Il 2020 e il 2021 sono stati anni davvero particolari, caratterizzati e condizionati dalla pandemia e dalle restrizioni e da tutto quello che abbiamo attraversato e che ci auguriamo, di aver lasciato alle spalle. Questo ha condizionato tanto anche la vita dei nostri ragazzi e anche la vita delle scuole che si sono svuotate, che hanno visto attività che prima magari era quasi impossibile immaginare, come la didattica a distanza. I nostri giovani però hanno dato prova e stanno dando prova di grande resilienza, termine molto in voga in questo periodo, e abbiamo cercato, stiamo cercando e continueremo a cercare di stargli vicino e di supportarli anche proponendo delle attività complementari ai loro corsi di studio, come quelle che andremo a vedere in questi video, che testimonia come i giovani residenti del Municipio 4, i giovani cittadini del Municipio 4 abbiano voglia di fare e soprattutto voglia di raccontare il loro quartiere e quanto vivono quotidianamente. Credo che sia un'attività utile per tutti, anche per noi senior, noi adulti, perché vedere il territorio con lo sguardo delle nuove generazioni ci aiuta anche noi amministratori pubblici a fare il nostro lavoro. Credo che siano lavori interessanti, credo che sia un impegno importante da chi l'ha portato avanti. Come Municipio 4 siamo stati vicini agli insegnanti, ai dirigenti scolastici in questi mesi difficili. Questo è uno dei prodotti, dei risultati di questa sinergia che c'è sempre stata fra municipio e scuola del territorio, ma che abbiamo ulteriormente incrementato anche nelle difficoltà dei mesi della pandemia. Presentiamo oggi il più giovane tra i progetti interscolastici che ho avviato nel municipio in questo anno. Si chiama Storia Chilometro Zero. Nasce da una stimolazione che è derivata proprio dal periodo della pandemia, quando ci siamo abituati a valorizzare il territorio nella sua più immediata prossimità. E in questo modo, con questo progetto, l'obiettivo è quello di mostrare a tutti, tutti coloro che lo desiderano, quello che di bello avviene nelle scuole, anche come conoscenza attiva e interattiva del territorio. Quindi una storia che non è solo consegnata al passato, ma vive nell'oggi attraverso gli occhi dei nostri bambini. È stato un modo di fatto per valorizzare ciò che nelle scuole già avveniva e questo ci ha consentito, per esempio, grazie all'adesione dell'Istituto Comprensivo Sottocorno, di guardare con gli occhi dei bambini delle parti del quartiere, per vederne i pregi e difetti, opportunità e minacce. E grazie all'adesione massiccia, devo dire, dell'Istituto Tommaso Grossi, abbiamo potuto acquisire dai ragazzi che l'avevano sviluppato, dei progetti che ci hanno portato a guardare e a vivere il Parco Alessandrini, il deposito ATM di Viale Molise, la Piazza Martini e ultimo ma non ultimo, l'ortomercato. Questo in realtà è stato un lavoro che è di fatto nato grazie alla provocazione che questo nostro progetto ha suscitato nella scuola. Quasi uno stimolo a mettersi in movimento e a valorizzare il vissuto di queste famiglie che lavorano all'ortomercato. Quest'occasione è stata però lo spunto per guardare e conoscere la storia della città annonaria di Milano, che si è sempre sviluppata lungo l'asse est, quindi partendo dalla Verziere per arrivare a quello che ora si chiama Largo Marina d'Italia ed infine nella collocazione attuale su via Varsavia. Un modo quindi di da una parte valorizzare le scuole, dall'altra conoscere il territorio e per ultimo fare la storia come un'attività presente.
Io sono Davide Salvanini della quarta B e abbiamo fatto una foto nel Parco Trapezio. È il quartiere di Santa Giulia. È un luogo dove ci ritroviamo nel sabato e la domenica per giocare insieme. Giochiamo a calcio, andiamo in bici. Questo è il nostro gruppo in cui abbiamo fatto la foto. Andrea, Andri, Nicolò, Riccardo, Leonardo. Io sono Leonardo della quarta B, IC Sottocorno, e volevo presentare questa foto perché a me piacciono molto gli spazi naturali e non modificati dall'uomo. L'ho scattata nel quartiere di Santa Giulia, vicino al Parco Trapezio. Questo angolo l'ho fatto perché mi ricorda molto gli spazi in montagna in cui vado d'estate. Io sono Mattia, sono della quarta B. L'ho scattata al Parco Trapezio perché ci vengo spesso. È un posto che mi piace. Gioco a calcio, vado in bici e incontro i miei amici. Io sono Emma Martini della quarta B. Oggi presento questa foto perché mi piace. In questo spazio vuoto posso aggiungere delle cose tipo giochi. Come piace a me, delle cose di arrampicata, perché io mi piace arrampicare. Si trova più o meno vicino alla Rogoredo 84, via San Mirocle, ed è vicino anche a un posto dove si trova la mia migliore amica, una delle mie migliori amiche, e mi piace perché appunto voglio aggiungere delle cose, visto che è vuoto. Io sono Elisa della quarta B, ho voluto presentare questa foto perché al Parco Trapezio ritrovo tutti i miei amici, ci gioco. Un po' di tempo fa giocavo a ping pong con mio papà perché ci sono dei tavoli di ping pong e poi mi arrampicavo o mi facevo delle ruote, delle verticali. E adesso ci vado soprattutto per passare del tempo con i miei amici e magari gioco a nascondino, a celai. Io sono Andrea. Io sono Jacopo. Io sono Niccolo Primo. Io ho scattato questa foto perché mi piace giocare a questo sport, il calcio. Martedì e venerdì faccio gli allenamenti con i miei quasi tutti i compagni, alcuni no, e il sabato o la domenica faccio le partite. Anch'io gioco insieme a lui, insieme alla Rogoredo, con altri due amici, compagni, attaccante, centrocampista centrale. Io non vado al, non faccio corsi, però a volte, quando, per esempio, ci andiamo con la scuola, sì, a volte gioco. E io il mio ruolo, cioè, lo faccio misto, così: portiere, attaccante, centrocampista, difensore. Io sono Carlotta e ho fatto questa foto che è del Parco Trapezio. E ho fatto questa foto perché è un parco in cui vado con i miei amici e gioco tutto il tempo. Ciao, mi chiamo Matteo, ho fatto questa foto qua degli orti per vedere un po' il quartiere, che diciamo che non è comune e non ci va tanta gente a vederlo. Ci sono andato con mia mamma per fare delle foto che potrebbero interessare a qualcuno. C'è due signori ci hanno fatto entrare per spiegare un po' cosa coltivavano. E si trova in via Feltrinelli, vicino che si affaccia all'autostrada. C'è sempre in via Feltrinelli, che si affaccia sempre all'autostrada, solo un po' più nascosta. Si trova un campo di tiro con l'arco e il signore ci ha fatto entrare e ci ha fatto un po' vedere come se si potevano fare degli esercizi. Infatti mi hanno fatto fare un po' di esercizi. Io sono Glauco Scavone, volevo proprio far vedere questa parte perché è tutto sporcizia praticamente. È in una parte di Corvetto, un angolo di Corvetto, la nostra periferia. Sì, ci butta tutto e non va bene. Allora, io mi chiamo Alessandra Chiesa e questa è una zona di Corvetto e qua la gente fa sempre finta di non vedere e a noi ragazzi non ci piace perché anche noi magari vorremmo vivere in questa periferia. Si potrebbe magari mandare qualcuno che si pulisca tutto e farci delle case anche. Secondo me si potrebbe fare delle case per persone bisognose, magari aiutarle un po' con la loro vita.
Allora, io sono Martina Parenti e ho scattato questa foto a Merezzate, vicino a dove abito io, e l'ho scelta perché mi sembra che questi palazzi hanno le finestre rotte e anche lì ci buttano di solito delle cose. E io lì avrei fatto o un centro per animali abbandonati oppure una fattoria. Io mi chiamo Mina Indiaie. Per me Merezzate potremmo anche trasformarla, non so, magari dato che sono uffici potremmo fare nuovi uffici per chi, cioè, lavora a casa. Io sono Chiara Non Penso e vorrei anch'io trasformare questo posto in una fattoria per gli animali come i cavalli, che a volte si vedono, molto raramente, oppure in un parco acquatico. Io mi chiamo Noemi Cardin e ho scattato questa foto a Rogoredo in via Montecengio. Vorrei che cambiassero questo posto perché ci sono molti rifiuti e ci sono anche dei capannoni abusivi e molto spesso danno fuoco a delle cose. Vorrei farci un centro per animali abbandonati. Io sono Andrea Lerario e l'altra alternativa di cambiare questo posto è fare un parco dove ci si può ritrovare e mangiare anche qualcosa, fare dei picnic. Ciao, io mi chiamo Valentina Gandini e noi abbiamo fatto la foto in via Merezzate degli uffici abbandonati. La mia idea sarebbe di mettere tipo una pista di pattinaggio oppure un centro per delle persone che serve aiuto, ecco. Ciao, io mi chiamo Cecilia Campanini, ho fatto la foto anche ai palazzi di Merezzate e ci vorrei far costruire la mensa per delle persone povere oppure anche dei nuovi palazzi dove si potrebbe vivere più belli. Io mi chiamo Viola Cecchini. Questa fotografia è stata scattata tra l'autostrada e la città. Questo luogo, cioè, sembra un po' deserto, quindi non so, vorremmo abbellirlo. Io avevo in mente una pista per le bici. Io mi chiamo Matilde Sabolla e ho scattato questa foto perché è un luogo abbandonato e c'è anche l'erba molto alta e lì vicino si vedono tante volte tanti begli uccelli. Io invece vicino al laghetto vorrei fare una zona picnic dove poter fare una bella giornata. Io mi chiamo Orlando Stefanini e ho voluto fare questa foto. Come possiamo vedere, questo palazzo è tutto abbandonato e con i vetri rotti e in più c'è della sporcizia. E io vorrei cambiare questo posto con un parco in cui ci possono essere degli scivoli oppure dei tavoli da ping pong. Io sono Lorenzo Bianco e ci vorrei fare al posto di questi palazzi tutti rovinati con tantissime sporcizie un parco dove tutti ci possono andare, fare dei percorsi, fare anche delle piste per la bici e aree picnic per mangiare e forse anche qualche chiosco dove ci puoi andare per prendere i gelati. Piazza Santo Stefano è una piccola piazza vicino all'Università Statale di Milano. In questo luogo, già dal 1200, i contadini si incontravano per vendere le loro merci ai milanesi. Era una grande distesa di bancarelle colorate, piena di frutta e verdura. Il mercato di Piazza Santo Stefano diventò talmente grande che fu necessario spostarlo in uno spazio più ampio. Nel 1800 Piazza Duomo non era come la vediamo ora. Al posto del sagrato c'erano tante piccole case.
Non c'era neanche il Duomo. Al suo posto c'era la cattedrale di Santa Maria Maggiore e la basilica di Santa Tecla. In mezzo c'era il battistero di San Giovanni alle Fonti, che nel 1354 fu abbattuto per ordine di Azzone Visconti per far posto al nuovo verziere. In questo luogo il verziere vi rimarrà per quasi 4 secoli. Le bancarelle diventarono talmente numerose che arrivarono ad occupare gli spazi sotto le finestre dell'arcivescovo. Si dice che mucche e pecore attraversavano i portoni della chiesa. Una situazione insostenibile, tanto che il governatore austriaco ordinò che il verziere fosse nuovamente postato. Siamo qui dove un tempo c'era proprio il verziere. Sapete cos'è il verziere? L'origine della parola verziere è viridarium. Il viridarium era il giardino nelle ville dei Romani, un giardino pieno di piante e fiori. Il verziere è invece il luogo dove si coltivano verdure e ortaggi, in pratica un orto. Ma cosa ci faceva un orto nel centro di Milano? In realtà non si trattava di un vero orto. Il verziere era il luogo dove si vendeva frutta e verdura, praticamente un mercato. Il più grande mercato di Milano, forse anche quello d'Italia. Le bancarelle occupavano la grande piazza, l'attuale Largo Augusto, dove al centro, nel 1679, fu collocata la colonna sormontata dalla statua del Cristo Redentore, scolpita da Gian Battista Vismara. Ismail, ma dov'è la colonna? È stata spostata per i lavori della metropolitana. Nel 1911 il verziere viene spostato in uno spazio più grande, in Largo Merariani d'Italia. Era un grande spazio recintato e si poteva entrare da 4 ingressi. Il mercato era aperto tutti i giorni, compreso domenica, ma lunedì era chiuso. All'interno vennero costruiti dei padiglioni distribuiti in modo circolare. I padiglioni erano coperti da tettoie in ferro e vetro. Questo serviva a riparare la merce dalla pioggia in inverno e dal sole in estate. Questa è l'unica palazzina che è rimasta del vecchio orto mercato. Questo era il luogo d'incontro di commerciali e clienti. Oggi all'interno della palazzina Liberty si organizzano dei concerti e spettacoli. Qui, in via Bezzecca, c'è un albergo con cucina, guidato dalla famiglia Marchesi. Qui, al primo piano, in una stanza, nasce un bimbo, Gualtiero, che con impegno ed dedizione divenne uno dei cuochi più importanti del mondo. In via Bonvesin della Riva c'è l'Accademia di Gualtiero Marchesi, segno di suo grande amore per la zona. Signore, lo so cos'è il verziere? È la località dove i venditori ambulanti, che vendono frutta, verdura, eccetera, si fermano in una piazzola e vendono i loro prodotti. Una volta il verziere era qui, in questa piazza qui, e vendevano tutto frutta, verdura. Adesso è cambiata la località. Il verziere adesso si trova in periferia, estrema periferia, dove tutti i venditori all'ingrosso vendono i loro prodotti e i commercianti ambulanti vanno lì a comprare i loro prodotti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Milano diventò sempre più grande, diventò una importante città industriale. Quindi fu necessario spostare l'ortomercato in via Lombroso, in zona Calva Erate. Nel 1965 fu inaugurato il nuovo ortomercato, questo. Da qualche anno il mercato è aperto al pubblico. Ogni giorno molta gente compra frutta e verdura a prezzi convenienti per metterla in tavola alla propria famiglia.
Da quanti anni lavora all'orto mercato? Da 12 anni. Bene, sai dove si trovava prima l'orto mercato? Ho sentito, però non sapevo bene dove era. Non sono venuto mai prima. Come si chiamerà prossimamente l'orto mercato? Non so, orto mercato, penso. Orto mercato è sempre orto mercato. Secondo lei la frutta è buona? Buonissima, roba fresca. I lavoratori si comportano bene o male? Ma qualcuno è bene, qualcuno è male, la maggior parte è bene. E invece le persone? Persone benissimo. Vende da tanti anni? Sì, da tanti. Fai pizze buone? Buonissimo, dolci buone. Secondo lei i lavoratori si comportano bene? Bene, bene, stanno migliorando giorno dopo giorno, sono tutti molto bravi. Ok. Secondo lei la frutta è buona o marcia? La frutta qua è buonissima, è frutta che arriva da tutto il mondo, dall'Italia, dall'Europa e dal resto del mondo. Come si chiamerà prossimamente l'orto mercato? Foodi. Ok. Che cos'è il verziere? È una domanda. Il verziere no, è l'ex, era l'orto mercato una volta. Prima di chiamarsi orto mercato si chiamava verziere, poi quando è stato spostato nel 1965 in questa struttura è diventato orto mercato. Secondo lei l'orto mercato è grande? È il più grande d'Italia. Da quanto lavora l'orto mercato? Dal 2002. Okay. Secondo lei qua la gente è brava a lavorare o è un po' pigrona? E dipende. Ci sono buone e cattive per tutti, c'è gente brava, c'è gente meno brava. Secondo lei la frutta è buona? La frutta è sempre buona, la frutta è sempre buona e va bene anche per la salute. Che cosa vendete? Noi vendiamo tutto di tutto. E tanta frutta, e tanti mango, tante papaya, tante cerimoie anche per le straniere. E vendiamo tanta roba straniera, più la roba nostra locale. Roba italiana, è il migliore del mondo. Gli chiedo la stessa domanda che ho chieduto al signore. Sì. Che cos'è il verziere? Il verziere è dove vengono prima la gente a caricare e la frutta hanno chiamato verziere, perché vengono prestissimo, caricano e vanno là a vendere fuori. Hanno chiamato con questo modo. E comprano e vanno fuori a vendere al loro negozio, al mercato comunale. Ora hanno chiamato, è sempre stato chiamato l'orto mercato di Milano. Il nome dell'antica località lombarda Calvevate per tanti oggi non dice molto, ma in realtà esiste da un tempo incalcolabile. Di documentazione scritta ne abbiamo notizia solo dopo il IX secolo d.C. Sul nome ci sono diverse tesi. Che l'appellativo Calvevate derivi dal Monte Calvario è da considerarsi come semplicemente una dicevia popolare. Il nome sembra avere origini romane, da un certo Calvasius, padrone di quelle terre, e la desinenzate, usata spesso dai Galli per indicare le località. Oggi, considerando Calvevate, si intende quel piccolo quartiere situato nel sud-est di Milano, annesso a questa città dal 1873. Fulcro di questa zona, fin da quando era un semplice paesino di campagna, è da sempre il Piazzale Martini, che nel passato ospitava la chiesa di Santa Maria Nascente, demolita verso la fine dell'Ottocento. Il parco di Piazzale Martini nacque con il piano regolatore per via Masera,
che serviva ad ampliare la città nei primi decenni del Novecento. Qui si trovava anche la ghiacciaia più grande di Milano, che era di proprietà di Conti Mannoni, ma data in concessione ai fratelli Manzoni. Il piazzale Ferdinando Martini nasce nel 1912. Demolita la chiesa di Santa Maria Nascente, viene creato il parco e nel secondo dopoguerra si costruiscono i primi condomini, che possiamo vedere ancora adesso. Una delle prime cose che si possono notare è come, a differenza degli edifici che sono pressoché medesimi, la vegetazione sia cresciuta rigogliosa all'interno del parco. Gli alberi, che sembravano quasi arbusti, si sono così alzati e così robustiti che ora c'è difficile da fuori vedere la planimetria della piazza. Gli alberi sono principalmente latifoglie, con una maggioranza di bagolari, faggi europei e tigli. Si trovano anche cedri dell'Atlante, frassini meridionali, paulonie, un noce nero, un mirabolano, alcuni olmi campestri, delle magnolie sempreverdi e tre aceri campestri. Attorno al parco, dove al mercoledì si trovano le bancarelle del mercato, c'è una cornice di platani ibrido e alberi dei tulipani. La toponomastica ci porta a chiederci chi fosse Ferdinando Martini, quel nome che oggi attribuiamo al principale piazzale del quartiere di Calverate. Politico e scrittore italiano, è ricordato per essere stato un importante senatore del Regno d'Italia, ministro delle colonie italiane e dell'istruzione. Un altro nome che ritroviamo è quello di Francesco Rucci, un brigadiere vittima di un attentato rivendicato da quattro membri di prima linea nel 1981. Nel parco possiamo trovare il cippo di memoria per Alfredino Winter, bambino di origine ebrea che ha vissuto nella nostra zona, deportato da Auschwitz a soli 9 anni. Qui ogni anno, il giorno della memoria, avviene un ritrovo per ricordare le vittime dell'Olocausto. Al numero 15 di Piazzale Martini si trova un asilo il cui nome omaggia Emma Gessatis Rand, partigiana milanese, nota per le sue gesta e per le sue battaglie antifasciste. All'angolo con via Cicero Visconti, al numero 14, si trova anche una targa che segue l'itinerario del percorso dedicato a Enzo Iannacci, noto cantautore milanese. Quando si entra nella piazza da una delle sue tante vie affluenti, si vedono sulla strada i binari del tram e nei piani più bassi degli edifici una moltitudine di negozi. Uno degli eventi settimanali più influenti è il mercato del mercoledì mattina, che permette di acquistare, tramite le tante bancarelle, cibo, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.
Ciao, sono Nicolò. Insieme alla mia compagna di classe JC vi faremo scoprire il Parco Alessandrini. Sarà un'esperienza molto interessante. Partiamo un po' da lontano, dalla storia del quartiere in cui è situato il parco, ma anche la nostra scuola. Questo quartiere, denominato Calveirate, è antichissimo. Uno storico ha scoperto che il nome del quartiere deriva dal latino Calvasius, proprio il padrone dei terreni di quest'area. Erroneamente qualcuno ha pensato che il nome venisse dalla chiesa di Santa Maria, situata nell'attuale Piazza Le Martini e non più esistente. La storia della chiesa di Santa Maria di Calvirate è importante perché Carlo Borromeo, nel 1576, durante la peste, quella descritta da Manzoni nei Promessi Sposi, la fa diventare parrocchia. Viene nominato parroco Lazzaro dei Conti, che redige uno stato di anime, vale a dire quella che oggi è l'anagrafe. Questo documento è importante perché ci aiuta a capire com'era fatto questo territorio e ci dice che la quasi totalità delle persone era dedicata all'attività agricola. Come si può vedere dalle cascine, agricole presenti nel territorio erano tantissime. Milano città era racchiusa nelle mura. All'esterno vi erano i corpi santi, territori agricoli che producevano tutto il cibo che poi veniva venduto in città. Si chiamavano corpi santi perché i morti delle città venivano seppelliti fuori dalle mura. Ma torniamo al Parco Alessandrini, che era attraversato da un importante asse viario, la vecchia strada paulese. Questa strada, di origine romana, collegava Milano a Cremona. Iniziava in corso Vittorio Emanuele II e si dirigeva verso sud-est, costeggiando in molti tratti milanesi la Roggia Gerenzana, che si può ancora vedere in alcuni tratti, come in fondo a Via Venosa. La vecchia strada paulese passava per l'attuale Piazza del Cuoco, dove sorgeva la scomparsa Cascina Besana, e proseguiva nella campagna che ora è il Parco Alessandrini, per arrivare fino a Cremona. Per molto tempo questa parte della città è stata una campagna. Ora vi farò vedere alcune cartine. In questa cartina, che non comprende l'area di Piazza del Cuoco, ma quelle subito adiacenti, potete vedere che nel 1884 questo pezzo di città era campagna. Si può anche vedere la vecchia strada di Paullo. Questa è del 1910 e potete vedere che intorno al parco non c'è ancora la città. Nel 1930 la città ha iniziato a espandersi. Nel 1946 esiste già la nostra scuola. Il parco è ancora campagna. Il parco è stato inaugurato nel 2002. Ci troviamo all'interno del Parco Alessandrini, che fu costruito nel 1969. La sua superficie è di 66.500 metri quadrati. Il parco, inaugurato nel 1980, fu intitolato al giudice Emilio Alessandrini, assassinato nel gennaio del 1979 da Prima Linea in via Tertulliano. Durante gli anni 80 e 90 lo spazio subì un notevole degrado. È interessato da un progetto di riqualificazione diviso in due lotti. Durante la prima fase, conclusa nel 2003, sono state introdotte le aree per i giochi, gli orti, le zone cari e l'area bocce. L'illuminazione si sviluppa lungo i percorsi e nelle aree di sosta e prevede effetti luminosi per sottolineare il disegno del parco e alcuni dei suoi elementi più caratterizzanti. Il disegno della zona è verde. È stato realizzato tenendo conto delle alberature esistenti e integrandole in modo tale da comporre gruppi di alberi e arbusti fioriti. Il secondo lotto completerà il parco tramite l'annessione della vasta area adiacente che si estende fino a via Tertulliano. Purtroppo però non si sa quando verrà realizzato. Il parco si trova al centro di un sistema verde e ciclopedonale che connette il parco Formentano con Santa Giulia. Ai margini del parco, nei pressi dell'automercato, si trovano le settecentesche cascine Colombè, di sopra e di sotto. Insediamenti rurali posti sulla strada che conduceva a Linate e Paullo e che forse deve il suo nome alla presenza di una colombaia. Questa è la scultura L'abbraccio dei popoli di Pietro Cascella con la lapide commemorativa in ricordo del giudice Alessandrini. La zona in cui si trova il parco non faceva parte della città di Milano, ma si trovava nei Corpi Santi, cioè un insieme di cascine e borghi agricoli che erano situati fuori dalle città.
Con l'ingrandimento delle città e l'avvento delle industrie, i corpi santi sono stati man mano annessi a Milano. L'agricoltura è pian piano sparita. Le tracce di questa presenza sono ancora visibili nelle varie cascine presenti in tutto il territorio milanese. All'interno del Parco Alessandrini si trovano due cascine, la Colombe di sopra e la Colombe di sotto. Probabilmente la loro costruzione risale al Settecento. Si chiamavano così perché forse venivano allevati i colombi. Le due cascine non sono costruite come le tipiche cascine milanesi, che avevano una corte, ma sono poste una perpendicolaramente all'altra. Tra loro passava l'antica strada paullese, dove mi trovo in questo momento. Oggi una delle cascine è di proprietà dell'amministrazione e viene usata come associazione per scopi sociali. Ha un portico molto bello, ma purtroppo l'interno dell'edificio avrebbe bisogno di una ristrutturazione. L'altra cascina, invece, è privata. Il Parco Alessandrini è una delle aree verdi di Milano. Il verde urbano è importante perché le piante in generale puliscono l'aria, regalano ombra e migliorano l'estetica. Le foreste urbane aiutano a smaltire le sostanze nocive nell'aria. Infatti uno studio ha dimostrato che gli alberi riescono a filtrare le sostanze nocive. La capacità filtrante può differire in base alla specie che si considera. È maggiore per le conifere e inferiore per le piante da fiore, perché le conifere hanno molte più foglie, però le piante da fiore durano maggiormente e riescono a immagazzinare più sostanze nocive. Infatti, quando si progetta il verde, bisogna stare attento a quali tipi di alberi si mette. Infatti bisogna fare un mix tra le conifere e le piante da fiore. Bisogna stare attenti anche ad alcuni tipi di alberi che producono delle molecole che si legano a quelle alle molecole delle sostanze nocive e quindi favoriscono la produzione di ozono. Il verde urbano è fondamentale anche per contrastare le isole di calore. Infatti la presenza di asfalto rende le città mediamente più calde di 0,7 gradi centigradi rispetto alle campagne circostanti. Gli alberi riescono a traspirare 400 litri di acqua al giorno. Questo processo richiede molta energia, energia che prendono dal calore. Quindi gli alberi riescono ad abbassare la temperatura che generano le isole di calore. Un altro effetto più banale è l'ombreggiatura. Gli alberi offrono molta ombra e quindi l'asfalto prende meno calore. Un altro effetto positivo degli alberi è la riduzione dei rumori. Infatti gli alberi riescono a ridurre il rumore da 3 a 6 decibel. Un altro effetto positivo delle aree verdi è il drenaggio delle acque piovane. Infatti il terreno assorbe l'acqua, prevenendo il rischio di esondazione. Nel Parco Alessandrini ci sono molti alberi. Adesso ve ne mostrerò alcuni. Questi sono ontani napoletani, alberi che fanno parte della famiglia delle betulle e possono raggiungere i 15-20 metri di altezza con chiome molto espanse. Questo è un gruppo di querce rosse. Le querce rosse sono native del Nord America, arrivano dai 25 ai 30 metri di altezza e in autunno tutte le foglie diventano color rosso. Questo è un gruppo di liquidambar, che sono piante che si sviluppano in Nord America e in Estremo Oriente. Uno degli alberi più presenti all'interno del Parco Alessandrini è la noce del Caucaso. Questa pianta viene dal Medio Oriente. Qui possiamo osservare come sono fatte le sue foglie. È una pianta molto bella che raggiunge i 30 metri di altezza. Questo è un fior d'agnolo, non un albero ma un cespuglio. Questo invece è un gruppo di alberi Giuda. È un piccolo albero che cresce molto lentamente e non supera i 10 metri di altezza. Questi sono gli orti botanici del Parco Alessandrini e si coltivano dai fiori alle verdure. La nostra scuola aderisce a un progetto di orto didattico.
Pensato, vorrei allenarmi al parco vicino a casa, ma non so che esercizi fare. Bene, oggi vi mostrerò una specie di percorso vita. I percorsi vita sono circuiti di allenamento all'aperto. Hanno lunghezza, difficoltà e numero di esercizi variabili. Vennero inventati in Svizzera nel 1968, quando un gruppo sportivo di Zurigo realizzò un circuito di allenamento nel bosco. All'interno del parco Alessandrini non è presente un percorso vita, ma io ho ideato questo per voi. Come primo esercizio vi propongo circonzioni per braccia. 10 in un lato, 10 in avanti, 10 indietro. Secondo esercizio vi propongo di toccare 10 volte la punta dei piedi. Ragazzi, ora facciamo 10 minuti di corsa. Possiamo usare le panchine per fare uno squat monopodalico. Altre panchine invece possono essere sfruttate per fare degli addominali. Dei muretti per fare i crunch. Ne facciamo 10 da 3 serie. Per finire facciamo 10 squat.